Giorgio, che ci introduce in questa seconda serata del nostro ciclo, e poi naturalmente al professor Bari. Buonasera a tutti. Sono due parole di introduzione a questa serata. L'altra volta già abbiamo visto, come dire, siamo entrati nel tema della crisi economica che stiamo vivendo. Quello che ci lega al discorso della crisi economica può essere questa frase che è molto famosa e molto ripetuta di Kenneth Boulter, che diceva: chi crede in una crescita esponenziale che possa continuare all'infinito in un mondo finito o è un pazzo o un economista. Questo è quello su cui noi stiamo puntando, e qui viene il titolo di questa sera. Noi abbiamo intitolato questo incontro Vita spericolata. Perché? Perché già 40 anni fa, proprio di questi tempi, veniva presentato il rapporto sui limiti dello sviluppo, che nel titolo originale in inglese era The Limits to Grow, uno studio scientifico commissionato da un gruppo dell'MIT di Boston, di giovani ricercatori che applicarono per la prima volta metodi della teoria dei sistemi, della dinamica dei sistemi, allo studio complessivo dell'evoluzione economica praticamente dell'umanità, della Terra, nel rapporto con l'ambiente, modellando, cioè facendo un modello matematico dell'interazione del consumo delle risorse, dell'inquinamento, della disponibilità di suolo alimentare, insomma, tutto questo in un modello. E il risultato di questo studio fu praticamente un avvertimento: se l'umanità continuava sulla rotta di perseguire una crescita infinita, senza limiti e senza porsi degli obiettivi di sostenibilità, l'esito più probabile sarebbe stato che nella prima parte di questo secolo, cioè degli anni 2000, si sarebbe arrivati a un collasso, che sarebbe stato innanzitutto un collasso economico e poi un collasso di produzione alimentare e quant'altro. Infatti, titolo, dicevamo, aveva detto 40 anni fa questa edizione, avevano ragione quelli che avevano previsto questo. Non era una profezia, non era la profezia di Maya, era uno studio sulle dinamiche di un sistema, e c'era un avvertimento per dire: stiamo attenti perché stiamo andando in questa direzione. Oggi ci troviamo nel 2012 con il problema del picco del petrolio e più in generale dei combustibili fossili, col problema che abbiamo di fronte dei cambiamenti climatici, solo per dire dei problemi più grossi che abbiamo nei rapporti con l'ambiente. Tutto questo che probabilmente sarebbe quello che sta rendendo una crescita economica impossibile, perché fisicamente limitata dall'ambiente, e infatti siamo entrati in un periodo di nostra turbolenza, innanzitutto finanziaria e poi economica, e non sappiamo bene quale sarà l'esito. Allora, per parlarci di tutto questo, abbiamo chiesto al professor Ugo Bardi, che è docente di chimica fisica all'Università di Firenze e che è stato il fondatore della sezione italiana di ASPO, l'Associazione per lo Studio del Petrolio, e che è una delle persone, penso, in Italia e nel mondo più competenti su questo tema. Ha scritto diversi libri, alcuni potete trovare anche in fondo, l'ultimo La Terra Svuotata, per dire in generale non solo sul petrolio e sui combustibili fossili, ma in generale sullo sfruttamento di tutti i minerali a livello della Terra, come noi li sfruttiamo e poi dopo li rimettiamo nell'ambiente trasformati, e cosa questo può provocare alla lunga sul nostro sistema. Quindi lascio a lui la parola. Io credo che, non so se mi sbaglio, però probabilmente stasera ha detto che farò una cosa più moderata. In generale io penso che professor Bardi sia un catastrofista ottimista, nel senso che penso che si metta di fronte alla realtà, che è sicuramente molto preoccupante, ma con... Non, adesso vediamo. Grazie. Buongiorno a tutti, anzi buonasera, ringrazio per essere qui, ringrazio Giovanna, Giorgio per avermi invitato.
invitato, ringrazio Elena per avermi accompagnato dalla stazione di Milano. E sul fatto del catastrofista, ora ve lo giuro, non vi so dire, potete domandare a Elena che siede laggiù in fondo, che credo in questo breve viaggio da Milano a Desio sia un pochino spaventata, perché ho detto, ma che cosa parla? Ma sì, di quella, l'ho vista un po' a grinzirsi sulla sedia, ecco. Però non vi preoccupate, la porta è laggiù in fondo, se proprio non resistete potete fuggire, insomma. Mi hanno già segnalato, qualche volta verso di me. Devo fare così. Allora, a parte il catastrofismo più o meno puro e duro, l'intervento che mi sono preparato per oggi è una cosa abbastanza, non alzare troppo se non è in bomba, è un intervento abbastanza leggero, per cui vi potrete rilassare, stare tranquilli, possibilmente non dormire, perché se no è brutto nei riguardi del conferenziere e vi vedo tutti, quindi cercate di tenere gli occhi aperti. L'intervento segue un pochino la falsa linea di questo libro, che è l'ultimo che ho pubblicato, che si intitola La Terra Svuotata, ed è un titolo già abbastanza catastrofista, come potete notare, ma insomma potrebbe essere bello, la terra distrutta dalle bombe atomiche, non la terra svuotata, quindi si svuota dei minerali, ma qualcosa rimane. E sempre per rilassarvi in una serata tranquilla di inverno, ho deciso di parlarvi anche di chimica. In fondo del mio mestiere, so che la chimica a voi piace, giusto? Siete contenti? Infatti l'ho intitolato questo, La grande reazione chimica. Siete ancora in tempo, la porta c'è in fondo, perché sto parlando seriamente, vi parlerò di chimica. Giuro, guardate. Comincio così. Preparatevi al resto della presentazione. Vedete cosa stavo dicendo con Elena oggi sul treno. La chimica è effettivamente una cosa noiosissima, ma è vero, perché lo so, perché ho studiato chimica, mi sono laureato in chimica qualche anno fa e vi posso dire, testimoniare, che la chimica è effettivamente una cosa noiosa. D'altra parte la chimica è solamente una rappresentazione di qualcosa che c'è sotto. Di fronte a queste formule che sono bruttissime, mi rendo conto, questo è orribile, è scritta così, e appunto mi viene voglia di scappare verso la porta, giusto? Però cercherò di convincervi che questa reazione chimica ha qualcosa sotto, qualcosa di molto interessante, molto interessante. Io questa cosa l'ho capita fin dal primo anno di chimica, che quando eravamo studenti, c'era nel laboratorio di chimica, c'erano queste ragazze vestite con camice bianco. Camice bianco non è decisamente sexy, però io già ero interessato a quello che c'era sotto il camice bianco, per cui, vedete, già ci può essere qualcosa sotto l'apparenza. Quindi questa reazione qui, che vedete, qui è un pochettino il metabolismo di Gaia. Gaia intesa come l'ecosistema, attenzione, Gaia è un termine tecnico, non è una cosa religiosa, è un termine tecnico che indica l'omeostasi del sistema Terra. Vuol dire quello che tiene il nostro pianeta in vita, una creatura in continuo movimento e che ci tiene tutti vivi, perché se non ci fosse questa reazione chimica che va avanti tutto il tempo, nessuno potrebbe vivere su questo pianeta. Infatti se andate su Marte, su Venere, vedete questa reazione non c'è. Allora, cosa si intende per il fatto che la Terra è un pianeta vivente? Beh, vedete, noi tutti abbiamo questa idea, questa non è la Terra, questa, come avete notato, è Pandora del film Avatar. Allora, Pandora è una specie di superstimolo. Sapete cos'è un superstimolo? Superstimolo è quello delle ragazze che vedete nelle riviste di Playboy. Superstimolo, no? Rispetto alle donne vere, sono esagerate, sono entità che non esistono, così come Pandora, con tutti questi colori, queste luci, queste cascate, questi alberi giganteschi. Non esiste ovviamente, però è una nostra visione, una nostra immagine di come dovrebbe essere la cosa che ci piace di questo pianeta. Questo pianeta ci piace perché ha questa struttura strana, questa entità di foglie, di foreste, di animali, di creature di tutti i tipi. E se Pandora esistesse, necessariamente dovrebbe essere in corso quella reazione di cui vi stavo parlando. Questa è la reazione che permette a queste cose di esistere. Allora, questa è l'introduzione, allora rilassatevi un attimo, ora vi racconto da dove arriva questa storia, di questa vicenda. E comincia
Nel 1912, quando sono proprio il centenario ora, quindi è una cosa anche interessante parlare di questo argomento, nel 1912 Alfred Wegener, avete sentito nominare Alfred Wegener, era un geologo tedesco che è morto negli anni 30, e lo vedete qui in questa foto in bianco e nero, lui era un po' morto in questa spedizione, era un geologo di quelli con la pipa, che andavano in giro a fare queste grandi spedizioni polari, in un'epoca in cui c'è ancora l'avventura di fare queste cose, c'è ancora chi va nel polo sud, al polo nord a cercare le cose, e lui era stato uno dei primi e aveva avuto quest'idea della deriva dei continenti. Vi ricordate cos'è la deriva dei continenti, questa storia? È una teoria interessantissima che nasce da questa osservazione. Ve ne ricordate questo? Che già nel Settecento, dopo che era stato un po' esplorato tutto il mondo, c'era chi si era accorto, diceva, guarda che strano, i continenti si avvicinano fra loro a formare un grande vaso. E dicevano, diceva, però pura coincidenza, come può essere questa cosa? Eppure c'è questa cosa. E Wegener fu il primo che andò a fare degli studi di tipo paleontologico su questo vaso e si accorse che gli stessi animali che si trovavano in una parte del vaso si trovavano anche accanto, dove i continenti si incollavano fra di loro, ipoteticamente, perché proprio nessuno sapeva di questa cosa, si trovavano gli stessi fossili. Fortissima indicazione del fatto che una volta, tempi molto remoti, erano stati veramente attaccati insieme. E allora Wegener, sulla base di dati sperimentali, fu il primo che disse, diceva, ma allora una volta, tanto tempo fa, i continenti erano veramente attaccati insieme, e siccome potevano attaccare più o meno questi fossili, a quell'epoca ancora con grande incertezza, ma lo poteva fare, poteva anche suggerire una data, circa 200 milioni di anni fa. E questa è la teoria del continental drift, che noi in italiano diciamo la teoria della deriva dei continenti. Ve la ricordate, questa l'avete studiato a scuola? E questa teoria ha avuto una storia molto travagliata, come tutte le teorie molto innovative, ha avuto i suoi detrattori, ha avuto una storia molto difficile, perché in effetti era difficile da accettare, se ci pensate un attimo, come fanno i continenti a muoversi? I continenti sono delle grosse masse rocciose che stanno appoggiate su qualcosa che sembrava essere una grande massa rocciosa, anche quella. E come fanno a muoversi? Ma dico, Wegener, sei fuori di testa, cosa ci inventi con questa cosa? E c'è voluto un certo tempo per capire il meccanismo che permette ai continenti di muoversi. E quello che ha tagliato veramente la testa al toro è stato il GPS. Il GPS è quello che noi usiamo per navigare con l'automobile, ma molto prima si è potuto vedere che i continenti ancora tuttora si muovono a velocità comparabili alla crescita delle unghie o dei capelli. Molto lentamente, però si muovono, e sì, questa è la loro storia. Nell'arco di 200 milioni di anni hanno fatto questo giro con cui ci troviamo oggi. Tutto questo non è casuale, è fondamentale, c'è una ragione per tutto questo. Allora, ha a che fare con il meccanismo di funzionamento del pianeta. Questo pianeta è una macchina per mantenere la vita. È un macchinario che si muove in continuazione per tenerci tutti in vita. E per andare a vedere come funziona, dobbiamo pensare a come è calda la Terra sotto di noi. Terra è un'entità enormemente calda. Se pensate a guardare sotto di voi, dove siete seduti ora, andate giù di 50 km e c'è la roccia fusa, semifusa, il mantello. Andate giù di 3-4 mila km, trovate un blocco di metallo fuso che è il nucleo. È un po' la stessa sensazione quando siete in aereo, no? Vi dicono stiamo volando a 8000 metri e uno pensa che sta seduto su questa seggiola, sotto di voi non c'è assolutamente niente per 8 km. Invece è una sensazione un po' diversa, che stiate seduti qui dove siete adesso, sotto di voi c'è questa cosa qua, la Terra fusa che ribolle e che si muove, ed è questo movimento planetario che fa muovere i continenti attraverso un meccanismo di convenzione che va detto che non conosciamo perfettamente i dettagli di quello che succede, ma siccome i continenti sono appoggiati su una massa di roccia semifusa,
I movimenti interni di questa roccia sono quelli che li fanno muovere. La deriva dei continenti è il risultato di quello che si chiama la tettonica zolle o tettonica placche, che è la descrizione di questo movimento, che è uno dei cicli planetari dell'ecosistema, che è quello fra le tante cose che crea i vulcani, che crea le risorse minerali. Se non ci fosse questo giro di continuo immersione di materiale, continuo scambio che va dalla crosta terrestre, viene continuamente rimandato dentro il mantello e dal mantello ritorna attraverso i vulcani, le eruzioni vulcaniche, mancherebbero tantissime cose, mancherebbe tutte le miniere, i minerali non potrebbero esistere perché i minerali sono quasi tutti concentrati attraverso questo meccanismo. Noi saremmo parlando della pietra, ma neanche le pietre, ci sarebbero certe pietre. Per cui è una cosa fondamentale, che peraltro è fondamentale più che per aver creato le miniere da cui noi estraiamo cose, è fondamentale perché mantiene nell'atmosfera una cosa che è assolutamente necessaria alla vita, che è il biossido di carbonio. Come sapete, è la base della fotosintesi delle piante. Senza piante non ci sarebbero animali, e noi siamo animali e questo sarebbe male. Il biossido di carbonio, dicevo, parlavo di chimica, il biossido di carbonio è un gas reattivo. È un gas reattivo, reagisce con la crosta terrestre e di per sé, se lasciate il pianeta tranquillo come in 10.000 anni più o meno, il biossido di carbonio sparirebbe quasi tutto. Niente più fotosintesi, niente più piante, niente. Questa reazione qui, vedete qui, quello che vedete in alto a sinistra, silicato di calcio, una reazione molto semplificata, in realtà la reazione più complessa di così, ma il silicato di calcio reagisce con il biossido di carbonio e diventa carbonato di calcio, generando silice. Reazione estremamente lenta. Mi ricordo che lo diceva il mio professore di chimica, non è che l'acqua di mare scioglie la spiaggia, perché sennò sarebbe un discreto disastro, però piano piano, molto lentamente, l'acqua di mare scioglie anche la spiaggia, ma più che altro è la pioggia che scioglie la roccia. Allora che succede? Questa reazione consuma il biossido di carbonio, 10.000 anni sparisce, diciamo 100.000 per farlo sparire proprio tutto. Allora da dove viene questo biossido di carbonio? Beh, vi ricordate cosa avete studiato a chimica? Avete studiato a chimica? Questo è giusto, non vi ricordate tanto. L'equilibrio della reazione, questo ve lo ricordate, dipende dalla temperatura. Allora, se qui la reazione dove siamo ora viene in una certa direzione, sotto di voi, nel nucleo, non nel nucleo, nel mantello, a quei 50 km sotto, avviene la direzione opposta. Il carbonato di calcio si decompone e ritorna all'atmosfera attraverso i vulcani. Ed è questo ciclo che mantiene la CO2 o il CO2 più correttamente nell'atmosfera. Senza questo non potremmo vivere. Questa è l'erosione della roccia. Piano piano, perché la roccia non si scioglie quando piove, per fortuna, perché se no sarebbe un po' difficile, ma piano piano la roccia scende, la roccia viene corrosa e portata nell'oceano, si sedimenta nell'oceano, sparisce, viene riportata nel mantello attraverso il movimento dei continenti, sparisce sotto, ritorna attraverso i vulcani. Questo meccanismo non è un giochetto solamente per farlo ritornare su e giù le cose, ma è fondamentale per un altro motivo. E il motivo è quello che stabilizza la temperatura del pianeta. Altra ragione per cui noi siamo tutti qui, più o meno vivi, non so se nella platea c'è qualche zombie, ma comunque vedo ancora tutti svegli, peraltro. Quindi va bene, la ragione è che questo ciclo stabilizza la temperatura, stabilizza in confronto a cosa? La stabilizza in confronto al continuo e inesorabile incremento dell'irradiazione solare, che avviene da quando il sistema solare si è formato circa 5 miliardi di anni fa. Il Sole, per ragioni che sappiamo abbastanza bene, a che fare con la fisica del Sole, il Sole si scalda sempre di più. Sapevate questo? Piano piano, piano piano. 10% di un milione di anni. Molto lento, con il miliardo, scusate, miliardo, molto lento, però c'è. Allora, se
la vita esiste su questo pianeta da probabilmente quasi 4 miliardi di anni, c'è qualche meccanismo che ha mantenuto la temperatura abbastanza costante su questo pianeta nonostante l'aumento della radiazione solare. Ed è questo ciclo che la rende costante, perché per una ragione molto semplice, perché la reazione di erosione è più rapida con la temperatura. Se la temperatura sale, si elimina CO2, il CO2 è un gas serra, con meno CO2 l'atmosfera si raffredda e quindi se è molto caldo la reazione raffredda un po' la Terra. Al contrario, se è freddo la reazione non avviene, i vulcani buttano CO2 nell'atmosfera e quindi riscaldano la Terra. E questo mantiene le cose un pochettino tranquille, questa reazione qui. Questa la fa vedere un pochino più così. Vedete, questi sono gli ultimi 540 milioni di anni, il periodo cosiddetto fanerozoico, periodo della vita visibile, che è il periodo sostanzialmente delle forme di vita complesse, dei vertebrati, degli insetti, dei mammiferi, dei rettili, degli anfibi, delle piante con i tronchi, tutte queste cose qui. E vedete, pur con tutte le oscillazioni del caso, la temperatura della Terra è rimasta abbastanza costante. Cosa che non vi aspettereste senza questo meccanismo, se no, altrimenti, se non ci fosse un meccanismo di stabilizzazione, l'avremmo vista salire, perché il Sole si scalda sempre di più. E questo è un piccolo problema a lungo andare, perché finirà per sterilizzare la Terra, ma ora ci arriviamo. Perché, come vedete, la concentrazione di biossido di carbonio durante questo stesso periodo è scesa nettamente per bilanciare l'aumento di radiazione, come se ci fosse un'intelligenza che ha cercato di ragionare, come se ci fosse un termostato, come se qualcuno avesse mosso la manopola del termostato per tenere la temperatura più o meno costante. Non c'è questa intelligenza, Gaia non è una divinità, non è un'intelligenza, però il sistema si comporta stabilizzandosi. Si stabilizza per l'esistenza di questo e altri cicli, ma insomma questo è uno che è il principale. Allora vedete che quando questa figura qui che vedete è sostanzialmente la prova principale del fatto che il biossido di carbonio ha questo effetto di regolazione termostatica del pianeta, regola la temperatura. Voi forse leggendo sui giornali vi siete convinti che tutto il problema del riscaldamento globale sta in qualche messaggio di posta elettronica che hanno scritto dei tali 10 anni fa. Non è così. Il riscaldamento globale è una teoria, ma è anche dei dati, degli esperimenti. Non possiamo fare esperimenti ora sul pianeta intero, ma su 500 milioni di anni abbiamo dati che ci dimostrano che il biossido di carbonio ha un effetto termico sulla temperatura, sull'atmosfera. È quello che ha tenuto costante la temperatura e riuscirà a tenerla costante ancora per qualche centinaio di milioni di anni, forse, se non interveniamo noi a muovere la manopola del termostato. E quello è il grosso problema. Se lasci le cose così, il sistema si autoregola in modo inefficiente, cioè dei tempi di ritorno dell'ordine di 10 milioni di anni. E questo è il grosso problema, perché altrimenti noi potremmo fare quello che ci pare, tanto il sistema si autoregola. Il sistema si autoregola, sì, ma su una scala di 10 milioni di anni, e quindi i danni che facciamo noi nei prossimi 10-20 anni non saranno qualche problemuccio. E questo, vedete, anche questa figura ci dà un'idea di come è cambiata la temperatura del pianeta negli ultimi 500 milioni di anni, ma questa figura è un po' fisarmonica, una figura in cui i tempi più recenti, che in fondo sono quelli che ci interessano di più a noi, questi tempi recenti sono espansi. È la stessa di prima. Quindi vedete, abbiamo gli ultimi eventi, la parte lontana, remota nel tempo, abbiamo le grandi ere glaciali, quando si è stato creato il carbone, l'estinzione dei dinosauri e tutto il resto, ma poi negli ultimi tempi abbiamo avuto una fase complicata di oscillazioni che vanno in su e giù, sono le ere glaciali del passato milione di anni, poi il nostro tempo che è espanso, che vedete sono 10.000 anni, tempo molto breve, che abbiamo avuto questo periodo di temperatura abbastanza stabile, 10.000 anni di pausa, di temperatura giusta, all'epoca della rivoluzione agricola, della nascita della cosiddetta civiltà, ok?
che difficilmente la civiltà sarebbe potuta nascere durante le ere glaciali, quando avevi questi grandi riscaldamenti o raffreddamenti improvvisi su archi di tempi di forse anche di meno di un secolo. Però in 10.000 anni di stabilità ci sono serviti per arrivare dove siamo arrivati oggi, che abbiamo il microfono, il computer, il tavolo, la luce, l'automobile, tutte queste cose utili, il bombardiere, insomma, proprio la cosa più utile di tutti, ma sono tutte le cose che abbiamo inventato negli ultimi anni. Il problema è quello fondamentale, è che negli ultimi anni abbiamo aggiunto di talmente tanta CO2 all'atmosfera che siamo andati completamente fuori regolazione. Siamo completamente fuori da tutti i parametri degli ultimi 10 milioni di anni. E questo è il grosso problema che ci troviamo di fronte oggi, è quello per cui io ho cercato di battere su questo libro, perché vedete, si parla di esaurimento delle risorse, io sono passo per essere esperto, fra virgolette, di picco del petrolio. Il picco del petrolio è un grosso problema. Ma serio, vi posso far vedere anche il picco del petrolio che è già avvenuto, c'è una diapositiva che ve lo fa vedere. Ma ricordatevi che i vostri antenati, tutti i nostri antenati di pari secoli fa, sono vissuti tranquillamente senza petrolio. Sono vissuti abbastanza da poterci generare. Per 10.000 anni i nostri antenati sono vissuti senza petrolio. Quindi, per mal che vada, i nostri discendenti potranno vivere senza petrolio. Il problema è che nessuno dei nostri antenati è vissuto con 400 parti per milione di biossido di carbonio nell'atmosfera. Quindi nessuno di noi sa esattamente che cosa sta per succedere e quali sono gli effetti di tutto questo biossido di carbonio nell'atmosfera. E il tutto è dovuto al fatto che noi abbiamo mandato fuori equilibrio, fuori condizione, siamo andati a intervenire sui meccanismi stessi di regolazione della temperatura, perché la regolazione della temperatura è basata su quella reazione che vi ho detto, ma anche sulla sequestrazione, sull'eliminazione del carbonio dall'atmosfera attraverso meccanismi come per esempio la formazione del petrolio. Il petrolio, vedete qui, questa è una immagine che viene dal lavoro dei geologi, questi qui non gli interessa niente di Gaia, del riscaldamento globale, loro si interessa soltanto sapere quando si è formato il petrolio per poi poter andare a prendere per bruciarlo, poi dopo per andare in macchina per accendere le luci, eccetera. E quindi vedete, il petrolio si è formato con questi due grandi picchi, ci sono, che sono più o meno l'epoca dei dinosauri. Tante volte forse avete letto in giro il petrolio è il succo dei dinosauri, in realtà non lo è, si è formato all'epoca dei dinosauri, nella roba che mettete, nella benzina che mettete nel serbatoio dell'automobile, non possiamo escludere che ci sia qualche molecola che una volta era parte di qualche dinosauro, questo sì è possibile, ma principalmente sono microorganismi che si sono formati all'epoca dei dinosauri. E qual è il problema? Che in tutti questi milioni di anni questo petrolio è sparito dall'atmosfera, ha tolto carbonio dall'atmosfera, quindi ha raffreddato anche la Terra. Però noi quando andiamo a prendere questo petrolio da sottoterra, lo ribruciamo, lo riportiamo fuori, questo petrolio ritorna come biossido di carbonio all'atmosfera e si ritorna indietro al tempo dei dinosauri, tempo dei dinosauri 5-6 gradi più caldo di oggi, ma all'epoca dei dinosauri il sole era più freddo di oggi. Quindi se noi rimettiamo in circolo quel carbonio che c'era a quell'epoca, andiamo ben più su che non sappiamo di quanto. Perché il sole continua lentamente, inesorabilmente a scaldarsi. E vedete, dove si forma il petrolio, che sta sottoterra, sta tranquillo, non dà noia a nessuno, rimane completamente inerte, è materia che è stata eliminata dal ciclo atmosferico. Però noi dobbiamo farci dei buchi e a tirarlo fuori. Gli effetti si vedono. Si vedono nelle emissioni. E purtroppo anche qui questo è il punto fondamentale di cui mi sono accorto con un certo errore, devo dire, qualche anno scorso, che nonostante che il picco del petrolio ci sia stato, in certe forme, in certe condizioni di cui non vi sto a parlare,
ciò nonostante, nonostante che noi consumiamo meno petrolio in Occidente, consumiamo meno petrolio di prima, consumiamo meno benzina, meno energia elettrica, meno di tutti, siamo in contrazione sistemica, il sistema economico si sta contraendo, ciò nonostante le emissioni di biossido di carbonio stanno aumentando. Perché? Perché pur bruciando di meno, bruciamo roba più sporca. E questa roba più sporca emette di più. E questo è il grosso, grossissimo problema che ci troviamo di fronte oggi. Nonostante la contrazione economica, nonostante la riduzione dei consumi, nonostante la diminuzione delle attività, le emissioni di gas serra stanno continuando ad aumentare. Questo è un grosso problema, perché vedete, come vi dicevo prima, questi sono i dati del passato, per i passati 800.000 anni, vedete la concentrazione di biossido di carbonio è andata su e giù su vari livelli, ma non è mai arrivata vicino ai 400, alle 400 parti per milione. Questa è una cosa del tutto incognita, che nessuno sa esattamente che effetti potrebbe avere su questo pianeta. E questo quello che fa paura, a me personalmente sono abbastanza spaventato di queste cose, non so voi, perché veramente possiamo fare degli esperimenti, possiamo esperimenti virtuali, possiamo prendere un pianeta e vedere che cosa succede, possiamo fare dei modelli, ma i modelli sono incerti, e questa è una critica che alle volte si fa alla scienza del clima, ma si dice che i modelli sono incerti, certo, quello che fa paura, quello è pericoloso, non il fatto, se sapessimo esattamente che cosa ci sta per succedere, lo sapremmo bene, ma non ci sarebbe ragione di aver paura, potrebbe anche venire fuori, si muore tutti entro, moriamo tutti entro 20 anni, vabbè, almeno lo sappiamo, ma in realtà non sappiamo se cosa va a succedere. E purtroppo questa reazione qui, piano piano, ritirerà dentro il pianeta il biossido di carbonio che abbiamo emesso, però quanto tempo ci vorrà? Un pochino di tempo. Secondo certi dati, fra 40.000 anni ci sarà ancora il 10% del carbonio che noi abbiamo emesso in un paio di secoli. Mi fa abbastanza impressione gli effetti che gli esseri umani hanno sul pianeta. Non è solo mandarsi delle poste elettroniche, dei messaggi di posta elettronica o discutere di questo e di quello. Questo fa veramente anche questo paura, perché l'effetto nostro, 100 anni, da 200 anni che bruciamo combustibili fossili, ma li abbiamo bruciati quasi tutti negli ultimi 50 anni. E in 50 anni abbiamo cambiato l'aspetto del pianeta. Per i prossimi 40.000 anni e oltre, diciamo 100.000 anni, fra 100.000 anni gli effetti di questo secolo circa di danni saranno probabilmente spariti, forse. Però già li stiamo vedendo, vedete, questi sono i dati più o meno messi in una forma concepibile, vedete, anche lì c'è chi dice ma negli ultimi 10 anni la Terra non si è scaldata tanto. Sì, effettivamente, se guardate gli ultimi anni non è andata poi tanto su, però io non mi fiderei troppo a dire che quando si va a intervenire sul sistema con una profondità, un'ampiezza, una pesantezza così impressionante, può darsi che ci vada bene. Alcuni degli anni più recenti non sono stati tanto caldi, questo non vuol dire che la tendenza si debba invertire, anzi purtroppo si rischia di vederla accelerare. E potevamo saperlo prima, già nel 1972 il modello dei limiti dello sviluppo di cui vi parlava Giorgio prima era uno dei primi modelli integrati che ci dicevano queste cose. Non vi sto a raccontare tutto perché chiaramente ci starei un'ora, ma insomma è interessante notare che basandosi su modelli, su una metodologia matematica che si chiama dinamica dei sistemi, sviluppati negli anni 60 con una tecnologia che sfruttava i primi computer digitali, già a quell'epoca si riusciva a fare dei modelli abbastanza aggregati, certamente, ma abbastanza completi dell'ecosistema, incluso il sistema industriale. La grande novità di questo, dell'approccio dei limiti dello sviluppo, fu di mettere insieme lo stesso modello il sistema industriale e l'ecologia del pianeta e vedere che effetti avevano l'uno con l'altro. E loro si accorsero per primi che c'era un parametro che loro non riuscivano bene a quantificare, non erano sicuri di cosa fosse. Lo chiamavano inquinamento persistente, persistent pollution,
c'era questo parametro che mandava il sistema a collasso. Cos'era questo? Secondo i parametri, può collassare per vari motivi, ma questo era importante. Ed era, poi se ne sono accorti dopo, 20 anni dopo, dice, ma questo è il riscaldamento globale. Il riscaldamento globale è destinato a portare il sistema a collasso. Secondo questi calcoli del 1972, il collasso dovrà cominciare circa nel 2015-2012. Non c'entrano mai in questo caso, però veniva proprio quegli anni lì. In effetti, quello che stiamo vedendo oggi è probabilmente, si può sostenere, l'inizio di quel collasso che era già stato previsto, o comunque non proprio previsto, diciamo indicato, era stato visto attraverso questa sfera di cristallo un po' opaca che erano i calcoli che si potevano fare negli anni 70. In realtà oggi siamo molto più avanzati di questo, sono stati straconfermati, sono modelli che si possono fare in varie forme. Vi faccio vedere questo rapidamente, che ci vuole un attimino d'attenzione, però ve lo faccio vedere così, perché uno dei più evoluti da un signore che si chiama Garrett, che sta nello Utah, che ci fa vedere come, anche questa è una forma diversa, in basso c'è il PIL, il GNP, Gross National Product, che cresce. Noi riteniamo che la crescita del PIL sia una cosa buona, almeno se leggete i giornali, non so se siete d'accordo, voi leggete tutti il Sole 24 Ore, giusto? Io leggo, diciamo, non proprio spessissimo, anzi, ma comunque se mi sembra di capire da quello che leggo sui giornali che la crescita sia una cosa buona. Allora ringraziate che noi non l'abbiamo, perché la crescita ci porta all'aumento della concentrazione di gas serra e questo ci porta a dei piccoli problemi di surriscaldamento planetario, di desertificazione, di riduzione della produzione alimentare, vari piccoli problemi. Ora, sono venuto col cammello oggi, ma insomma se mi invitate fra una decina di anni potrei dover venire con mezzi diversi. Quello che vedete da questa immagine è piuttosto interessante, perché a seconda della traiettoria che faremo potremmo diventare più ricchi oppure più poveri, dipende dal tipo di risorse che andremo a sfruttare, e speriamo di non diventare più ricchi, perché nel caso che diventassimo ricchi vuol dire che nel 2050, dove ho una vaga impressione che molti di noi non ci saranno, però ci saranno i nostri figli, i nostri nipoti, nel 2050, cioè, dovremmo avere qualcosa oltre 500 parti per milione di biossido di carbonio, che è veramente troppo. Secondo James Hansen, che forse avete sentito nominare, il punto critico, il punto di non ritorno è 350. Non lo sappiamo però con esattezza, lascio a voi di lanciare i dadi di questa roulette per sapere se sopravviviamo o no a queste concentrazioni di CO2. Nessuno lo può sapere con certezza. Forse possiamo anche sopravvivere a 500 parti per milione, o forse no, si tratta di vedere, anzi come danno i nostri figli. E così, ora per rilassarvi un po', vi concludo con qualche scenario un pochino più a lungo termine, per vostra curiosità, che come vi dicevo, comunque questo pianeta è destinato a essere sterilizzato dall'incremento di radiazione solare, infatti c'è una vita e una morte di Gaia. La Gaia, intesa come ecosistema, ha una durata di vita di circa 3 miliardi e mezzo di anni, e intesa come ecosistema ha ancora circa 1 miliardo di anni, quindi è una signora abbastanza robusta. Intesa però come ecosfera contenente dei vertebrati, cioè come noi, non sono più di 200 milioni di anni, e non, il riscaldamento progressivo aumento della luminosità solare è destinato a eliminare i vertebrati entro un paio di centinaia di milioni di anni, che comunque credo che non trovate poi particolarmente preoccupante, però è interessante, un po' come uno quando legge le storie della nascita e morte dell'universo, l'espansione, il Big Bang, che era la grande espansione. Quindi per curiosità, questi sono dei conti che sono stati fatti secondo i modelli che abbiamo oggi, sono modelli con una buona base fisica, quindi sono probabilmente giusti. Questo vi dice quanto tempo potrà sopravvivere le varie entità, e forse le ultime tracce di vita monocellulare, procarioti, si estingueranno fra 1 miliardo e mezzo di anni fa. Ma notate la curva verde, vedete già fra un centinaio di milioni di anni, e forse già ora l'ecosistema si trova in difficoltà a gestirsi l'incremento di radiazione solare, perché già la concentrazione di CO2 è bassa, perché si è continuamente abbassata nell'arco dei passati miliardi di anni per compensare l'aumento di radiazione.
però più di tanto non si può abbassare, questo è il problema, se si abbassa troppo non c'è più fotosintesi, quindi siamo già molto al limite e questo vuol dire che dandoci una bella zaffata di CO2 attraverso l'eliminazione dei depositi fossili accumulati nell'arco di 500 milioni di anni potrebbe darne una bella botta, insomma questo è quello che ci aspettiamo che succeda. Come dire, la vita media in Italia è circa 80 anni, tra maschi e femmine un po' di più, maschi un po' di meno, insomma questo non vuol dire che io vivrò fino a 81 anni, non è affatto detto, dipende da tantissime cose, l'ha affatto detto le signore qui, vivranno 82, 83, quanto io vivrò, auguro un po' di più per carità, però se uno non sta attento vive molto meno, lo stesso si può dire per l'ecosfera e quindi possibile anche che in tempi molto più brevi, c'è chi lo sostiene, si potrebbe trasformare il pianeta Terra in una versione un pochino più grande del pianeta Venere, che come sapete a temperatura di superficie intorno ai 600 gradi ed è un'atmosfera composta prevalentemente di acido solforico. Quindi questo ci porterebbe qualche piccolo problema di sopravvivenza, non so se voi siete tutti terrestri, giusto? Se nessuno di voi è un alieno che qui è in grado di respirare acido solforico. Qualcuno alzi la mano, non è questo il problema, comunque se questo vi può consolare, stiamo scoprendo grande quantità, gran numero di pianeti extrasolari, non so se avete letto questo, intorno ad altre stelle, quindi questo ci può consolare, anche comunque vada, ci sono pianeti pieni di pianeti su questa galassia, quindi può darsi che qualcuno degli abitanti di questi pianeti sia più furbo di noi e riesca a evitare questo destino un pochino disgraziato a cui ci siamo infilati. D'altra parte, se ci pensate un attimo, è anche vero che per l'esistenza della vita occorre una tettonica plaque. Se c'è una tettonica plaque, si verifica necessariamente la sedimentazione, la formazione di idrocarburi fossili, petrolio, carbone e gas. Se si forma una vita intelligente, sono di questi pianeti che contengono anche loro petrolio, gas e carbone, loro cominceranno a bruciare, saranno alieni, avranno una proboscide, le orecchie pelose lunghe un metro, non sappiamo, ma bruceranno petrolio. E se non sono tanto furbi, ovvero sono tonti quanto siamo noi, troveranno sempre qualcuno che ti dice: riscaldamento globale avrà un problema e ti faccio vedere le lettere che hanno scritto i climatologi 10 anni fa e questo te lo dimostra che tutto quello che vi ho detto è falso, giusto? Allora capite che io sono parte del grande complotto, l'avete ormai capito, come conoscono anche loro, vedete, sono parte del grande complotto, anche loro scrivono posta elettronica, vorrei sapere cosa scrivevi tu 10 anni fa, eh? Va bene, quindi per concludere qui c'è molte cose più da dire, faccio questa piccola immagine che non ho tradotto, non ho avuto tempo, scusate, tradurre in italiano, comunque lo potete leggere se ce la fate, questa è una cosa simbolica, Gaia è questa signora con i capelli lunghi, molto materna, una visione dell'ecosistema umanizzata, allora c'è l'essere umano che va dalla madre Gaia e dice scusa per i danni che abbiamo fatto e la madre Gaia lo accoglie fra le sue braccia e gli dice non ti preoccupare piccolino, mi dispiace e poi finisce e comunque non ti preoccupare perché non si sentirà la vostra mancanza. E con questo concludo e ho fatto una cosa abbastanza breve, spero che ci sarà tempo, vedete c'è tante cose da dire, come avrete notato sono passato rapidamente su tanti argomenti, quindi spero che ci sarà tempo di fare una piccola discussione, noto che nessuno di voi è caduto addormentato, qualcuno di voi lo so ha avuto la tentazione di scappare, ho visto, non negatelo perché dopo un po' di anni come fa questo lavoro, questo mestiere, uno acquisisce una capacità telepatica. Quindi so esattamente cosa state pensando e cosa avete pensato, non potete sfuggirmi. Comunque adesso vi ringrazio molto per l'attenzione e sarò lieto di rispondere per quanto possibile alle vostre domande. Grazie. Interessante l'ipotesi, una delle prime che hanno fatto i climatologi negli anni 90 è basata sul discorso della interruzione della corrente termoalina, non so se sapete che cos'è la corrente termoalina, è la corrente del Golfo sostanzialmente, viene detta termoalina per via della,
presenza di sale, sostanzialmente melamina, alogeni e sale e clorpromazione. Che succede? Questa corrente, come sapete bene, porta acqua calda dal Golfo del Messico su, passa davanti all'Inghilterra, scende più o meno dalle parti della calotta glaciale artica e ritorna poi piano piano al Golfo del Messico, che viene riscaldato di nuovo. Questo sicuramente l'avete letto tutti sul liceo, penso che si sappia queste cose, cioè l'Inghilterra è calda, ci si può vivere perché c'è questa corrente termoalina, altrimenti sarebbe come il Labrador, che è più o meno la stessa altezza, il Labrador è tutto ghiacciato, invece in Inghilterra nel Medioevo si continuava a vivere, si continua ancora, per questo. Allora, che cosa è venuto fuori? È venuta questa immagine un pochino drammatica, perché chiaramente quelli che fanno film cercano immagini drammatiche, che però è basata su una cosa vera. Io mi ricordo quando questa ipotesi era recente, c'erano degli studi interessanti. Cosa succede se l'introduzione di, per esempio, di acqua dolce nell'oceano artico, nel mare artico, blocca la corrente termolina? E l'Europa si arriva a un'era glaciale, effettivamente. Sì, ed è uno sconvolgimento di tutti i sistemi che in questo momento tengono il pianeta nella forma in cui siamo abituati, cioè l'Inghilterra, la vita degli inglesi, il tipo di casa, il tipo di riscaldamento, non è lo stesso del Labrador. Però è anche vero che è estremamente difficile andare a dire che cosa succederebbe esattamente in un caso del genere. Quelli che hanno fatto il film, l'alba del giorno dopo, evidentemente hanno molto semplificato, cioè era glaciale, però in realtà il problema per il momento si pone abbastanza poco, perché cosa sta succedendo? Bisognerebbe, per avere questo effetto, che l'oceano artico, il mare artico, si scaldasse molto. Però in realtà quello che sta succedendo ora è esattamente il contrario. Siccome si scioglie il ghiaccio della Groenlandia, quelle zone stanno raffreddando il mare, mentre invece l'aria si scalda. Quindi la ragione per cui abbiamo tutti questi uragani, o li abbiamo avuti certi anni, è perché l'oceano, il mare artico è molto freddo, l'oceano atlantico è molto caldo, quindi è una delle ragioni per cui comunque abbiamo più, anche se ultimamente non abbiamo avuto uragani spettacolari, comunque abbiamo più uragani ora di quanti ce ne fossero 20-30 anni fa, per via di questo effetto. Questo è uno degli effetti del riscaldamento globale. Quindi io personalmente non credo che con tutti gli effetti che vedremo ci ritroveremo come mammut in Europa, molto improbabile. Però poi questa almeno è una teoria standard. Poi c'è chi dice, chi ha delle teorie strane, in cui ci andiamo verso l'era glaciale per via del minimo di Mandelm, questo ipotetico minimo solare che dovrebbe raffreddare il pianeta, ma questi sono 10 anni che dice ora arriva l'era glaciale, arriva l'era glaciale, ma il pianeta si scalda sempre di più, ed è un'opinione così marginale, un gruppetto di anche un paio di scienziati seri, ma non più che altro un gruppo di persone, a mio modesto parere, non del tutto affidabile. Grazie. Chiedo una gentilezza, siccome stiamo video registrando, se chi fa la domanda parla al microfono è meglio, se poi si alza è il massimo. Così video registriamo anche voi o lei. Adesso tutti hanno paura, non si alzano più. No, se le mie conoscenze sono quelle,
riescono a estrarre tutto il petrolio. Cioè, io conosco un ragazzo, un mio amico, lavora all'Eni nel San Donato, cioè nel ramo del petrolio, ha detto che negli Stati Uniti negli ultimi anni, non lo so, hanno inventato un sistema dove mettendo nei giacimenti non so che cosa riescono a togliere tutto il petrolio, perché in realtà quando c'è un giacimento si fa l'estrazione e non si estrae tutto il petrolio, ma solo una parte, perché è impossibile estrarlo tutto. Mi ha detto che gli americani hanno inventato questo sistema che immettendo non so che cosa, perché neanche lui lo sa, esce tutto il petrolio. Non so se è una cosa sostanzialmente giusto. Vabbè, io l'ho spiegato un tantino esagerato. Vabbè, io l'ho spiegato come. Cioè il suo amico che pare di capire come lavora nell'industria petrolifera, giusto? Sì, lavora lei, non so bene con che momento, però sente queste voci che gli agitano. Beh, non sono voci, è una tecnologia, la cosiddetto recupero terziario. Cioè ci sono vari modi per recuperare il petrolio. Uno fa un buco, sotto la sua pressione viene fuori il petrolio, questo è il modo, recupero primario, poi viceversa se uno pompa il petrolio, avete visto con quei cosi che fanno su e giù così, quello è secondario perché pompi tutto, perché lui da solo non ce la fa. E poi ci sono tecnologie dette terziarie in cui uno pompa del gas dentro il pozzo per dare pressione che il pozzo in sé non avrebbe, perché ci vuole un po' come la bombola dell'insetticida, ci vuole una pressione che spinge il petrolio su per la trivellazione, su per la canale che lo porta su. Questo è possibile, sono vari metodi, in realtà 100% non è possibile mai, questo per una ragione anche ovvia. Si arriva sicuramente con questo sistema a migliorare, a recuperare un pochino di più. Questo lo so abbastanza bene perché mio figlio lavora in questo campo, è un geologo petrolifero, sì, che loro vanno a recuperare vecchi pozzi usando varie tecnologie, cercando di raccoglierne qualcosa ancora, pozzi che erano stati abbandonati, perché a un certo punto quando il petrolio costava epoche meravigliose, $20 al barile, venivano chiusi perché non valeva la pena di fargli tutta questa operazione di maltrattamento per tirarne fuori un po'. In realtà adesso col petrolio a 100 e oltre dollari al barile si comincia, può essere il caso di farlo, però sono due cose diverse quelle che ha citato. Uno è il recupero di petrolio dai pozzi, l'altro è la sequestrazione del biossido di carbonio. Ora, per recuperare il petrolio da un pozzo che non ha più pressione, bisogna iniettare del gas, ma quale gas? Dipende da quello che uno ha a disposizione. Se per l'appunto accanto c'è una centrale a carbone, puoi incanalare il biossido di carbonio che viene dalla centrale a carbone e premere il petrolio che viene su e sperabilmente il biossido di carbonio rimane nel buco. Il buco, insomma, nella roccia porosa della source rock che conteneva il petrolio. Si può fare, in realtà viene fatto molto di rado, perché ci sono delle condizioni abbastanza particolari, che una buona sorgente di biossido di carbonio a disposizione, non è che la puoi portare il biossido di carbonio a 1000 km, perché puoi fare una conduttura apposta. Per cui si fa dove è possibile, e il grosso problema è far sì che questo biossido di carbonio che viene riniettato dentro il pozzo, dentro la roccia porosa, stia lì. Perché non è la stessa cosa. Il petrolio ha una certa tipo di proprietà chimiche, che è molto inerte il petrolio chimicamente, quindi sta nella roccia porosa, ci sta per 100 milioni di anni, 200 milioni di anni, non più di così, ma c'è anche petrolio più vecchio di così. Quindi ci può stare. Nel momento in cui togli il petrolio, ci metti dentro il biossido di carbonio, che è una molecola reattiva, ma si spera che ci stia, non è detto che ci stia, non si sa esattamente quali siano gli effetti, non sappiamo per quanto tempo ci possa rimanere, però è la cosiddetta tecnica di sequestrazione o sequestro del biossido di carbonio che si spera possa dare qualche beneficio, qualche refrigerio, diciamo, un palliativo, perché in realtà comunque vada, tu consumi molto più petrolio di quanto tu non puoi fare altro che riempire dei buchi da dove hai tirato fuori il petrolio, quindi sei molto limitato in questo senso. Mandare indietro questa reazione è un'altra cosa, è un altro progetto, una cosa completamente diversa che per ora nessuno ha fatto, ma che si spera si possa fare. Vuol dire utilizzare le tecnologie più moderne in questo campo, che sono quelle del cosiddetto fracking. Fracking vuol dire fratturare,
che adesso sappiamo come, mandando dei gas sotto forte pressione, possiamo fratturare la roccia. Fratturando la roccia creiamo una porosità che prima non esisteva, la possiamo creare sperabilmente anche nel basalto, che è un silicato, e si può sperare che mandando la CO2 in un silicato fratturato questa reagisca a formare carbonati. Questo vuol dire mandare indietro artificialmente, più velocemente, questa reazione che comunque si verificherà nel corso dei prossimi 100 anni. Si spera che lo si possa fare, perché io personalmente penso che siano le poche speranze che abbiamo, però mettersi a fare una cosa del genere è costoso e richiede un certo accordo, perché non se ne ottiene profitti. Non è possibile che uno si possa mettere a fare una cosa del genere se in qualche modo non c'è un accordo generale che fare una cosa del genere ti dà dei profitti. D'altra parte poi non servirebbe a niente se per fare questa reazione, per fratturare la roccia, dobbiamo bruciare petrolio, è controproducente, quindi implica una completa ristrutturazione del sistema industriale che ti permetta di fare questa reazione senza fare più danni per l'energia che ci vuole per farla, quindi è un'impresa veramente molto molto in salita. Seguite questo argomento su internet, l'argomento è molto interessante. Buonasera, io avevo una domanda molto più semplice. Abbiamo parlato di regolazione della temperatura negli anni, però i periodi di glaciazione ci sono stati. Ecco, mi piacerebbe capire quali, in maniera molto sintetica, quali sono i meccanismi che hanno portato ai periodi di glaciazione e perché, visto che si è citato glaciazione anche prima, non potrebbe venire un altro periodo di glaciazione indipendentemente da quello che è il meccanismo di generazione di CO2 che è dovuto alla presenza degli esseri umani. La regolazione è molto imperfetta perché è basata su questa reazione. Quando il termostato di casa mia c'è una regolazione altamente imperfetta e qualche volta qualcuno, se lo regoli un po' a modo suo, ti viene a mettere la glaciale in casa. Oppure le barriere glaciali che si sono susseguite sulla Terra, vediamo un po' se vediamo, visto che abbiamo questo dato qua, vedete, ci sono state una serie di ere glaciali che sono state anche prima di 540 milioni di anni del periodo fanerozoico. In certi momenti, per esempio, ci sono stati due periodi che sono detti del periodo palla di neve terra. Palla di neve terra, avete sentito nominare Snowball Earth, cioè anche una figura, vediamo se la trovo. Vuol dire una fase in cui il pianeta Terra è finito completamente ricoperto dal ghiaccio. Sono state svariate fasi di questo tipo. E una 2,2 miliardi di anni fa, che fra le altre cose corrisponde alla nascita degli eucarioti in quel periodo, perché c'è una cosa molto complicata, ma questa è estremamente antica, una serie di queste ere glaciali proprio prima dell'inizio del fanerozoico, che viene chiamato, non ricordo più come si chiama quel periodo, criogeniano, scusate, c'è un attimo di crisi qui, perché io non sono un altro geologo, però trovo la geologia una cosa talmente affascinante che c'è dentro veramente talmente tante cose, in cui è un po' come la medicina, in cui ti accorgi di come funziona il corpo umano, ti trovi delle cose, immaginate il fascino dei nostri antenati che quando studiavano il corpo umano, la scoperta della circolazione del sangue, per esempio. In Firenze abbiamo la specola, dove ci sono ancora tutti i modelli di cera che facevano questi grandi scienziati del Seicento, che si erano veramente gasati a trovare queste cose. La circolazione del sangue, la circolazione della CO2 sul pianeta Terra è l'equivalente planetario della circolazione del sangue degli esseri umani. Quindi questo è un momento, fra le altre cose, di grandissima scoperta, di grande eccitazione. Allora, come mai si verifica un'era glaciale? Si verifica perché il meccanismo di regolazione va fuori equilibrio, si ingenerano dei sistemi di retroazione positiva che non riesci più a controllare. Queste ere glaciali sono state dovute a questo fatto che i continenti erano quasi tutti sull'equatore in quel momento, perché tutto è correlato, la famosa deriva dei continenti stavano sull'equatore. Che succede?
il sole non era tanto forte a quell'epoca come oggi, per cui si verificava il fenomeno che le calotte glaciali si espandevano, via via che si espandevano, riflettevano sempre più sole, si espandevano sempre di più e non c'era un meccanismo che le potesse fermare. A un certo punto, in queste condizioni qui, 560 milioni di anni fa circa, siamo arrivati a un punto in cui si ritiene che la calotta glaciale abbia completamente ricoperto la Terra. Palla di neve terra. Perché non c'era un meccanismo in quel momento che potesse fermare l'avanzata delle calotte polari, ma tenere presente che a quell'epoca il sole era più freddo di oggi. Probabilmente abbiamo visto oggi, scusate questo affare, sì, più forte, ma più veloce. Niente, si è inchiodato, però male che... Scusi, no, ecco, è troppa scienza. Ci arrivo piano piano. Quando abbiamo visto questa fase qui, queste fasi glaciali qui, non so se ce n'è qualcuna, forse è meglio farvi vedere questa, vedete? Questa fase qui di delle glaciali. Qui siamo entrati in questa oscillazione, in questa fase di oscillazione qui, è lo stesso fenomeno sostanzialmente, però meno importante perché quello che succede sostanzialmente quando il ghiaccio si espande sul continente blocca quella famosa reazione che avevo fatto all'inizio, perché il CO2 non reagisce più col basalto. Quindi, siccome in quest'epoca i continenti non sono tutti all'equatore, siccome il ghiaccio si espande sui continenti, via via che continua a espandersi, a un certo punto crea le stesse condizioni per aumentare la concentrazione di CO2 nell'atmosfera e riscaldare quel tanto che basta la Terra per evitare di finire in una palla di neve totale. Anche perché oggi il Sole è più luminoso di quanto fosse 500 milioni di anni fa. Come aiuto? Quindi non siamo arrivati, nonostante tutto, a questo estremo squilibrio di rimpallare tutto il pianeta, farlo diventare un pochettino, sapete, le bambine da ping pong, tutte bianche, verde, con una striscina. Non è detto che sia stato veramente completamente coperto, chiaramente le teorie sono varie, nessuno era lì a quell'epoca per andare a vedere esattamente quanto ghiaccio ci fosse, però si ritiene che quello che era rimasto a quell'epoca fosse una striscina di pochi, forse decine di chilometri, in cui tutto quello che era rimasto di terra libera, cioè di trovata a parte lì, trova un muro di ghiaccio di qua e un muro di ghiaccio di là, separati da poche decine di chilometri, e non c'era altro che queste enormi quantità di ghiaccio. Quindi il sistema si ritiene che questo andamento qui viene comunemente attribuito ai cicli di Milankovitch, che sono piccole variazioni dell'eccentricità e dell'orientazione delle masse terrestre. Il sistema è instabile per conto suo, cioè sono perturbazioni piccolissime, non spiegano queste grandi variazioni di temperatura. Sono minuscole perturbazioni che però, siccome il sistema è inerentemente instabile, allora danno quel colpetto che lo porta da uno stato all'altro. Il sistema in questo caso è bistabile, abbiamo una fase glaciale e una fase interglaciale, quella in cui viviamo noi oggi, che potrebbe durare ancora qualche, se non tocchiamo niente, durerà ancora qualche migliaia d'anni, se non avessimo toccato niente. Se non avessimo toccato niente, fra 1500 anni circa, se ritiene, avremo una nuova era glaciale. Avendo fatto quello che abbiamo fatto per la glaciale per i prossimi 100.000 anni, ce la scordiamo, insomma, se mi dispiace, cioè, mi piaceva toccare palle di neve, ma insomma questo è... Beh, ma sarebbe sopravvissuta l'umanità a un'era glaciale? Ah, buona domanda. Io penso che sì, sia più facile per l'umanità sopravvivere a vivere un'era glaciale di queste, tipo queste qui, cui abbiamo visto, certo, se arriva la Snowball Earth, che ti arrivano i ghiacciai da sud e dal nord finché non rimane così stretto, così fra le pareti di ghiaccio, certo, è difficile, ma un'era glaciale, quelle precedenti, penso di sì, perché cioè, a parte che ha già sopravvissuto l'umanità a quell'era glaciale, ma rimangono comunque larghe zone di terra abitabili, insomma, non sarebbe la fine dell'umanità e forse nemmeno la fine della civilizzazione, posto che avessimo tecnologie nuove per scaldarsi. E a quel punto, se fra 1500 anni esistesse ancora una civiltà tecnologica, sicuramente potremmo abitarla in qualche modo, troveremmo qualche trucco.
Una domanda è su un discorso della viscosità del petrolio. Vengono immesse varie sostanze al posto del petrolio per farlo, di agganna. Anche la farinata ne risulta in certi casi. In ogni caso. Sì, no, ma posso, onestamente mi penso che se inseriscono dei gas, l'acqua di mare, forse sì. Funziona anche quella probabilmente, certi tipi di pozzi probabilmente. Comunque anche soltanto il discorso di gas è una viscosità sicuramente diversa dal petrolio. E il fatto che questo venga effettuato in tantissimi luoghi del pianeta può creare dei problemi e dare risultati negativi nell'ambito dei terremoti. Una domanda interessante, sì, onestamente è un argomento complesso, siccome uno va a toccare delle zone dove effettivamente i terremoti si possono verificare, ci sono degli studi che sembrano indicare che sì, qualche terremoto possa essere in qualche modo, non diciamo causato, perché causato il terremoto c'è delle energie in gioco che sono spaventose in confronto a qualsiasi cosa che uno possa fare con delle trivelle e dei buchi per terra, assolutamente no, però può lubrificare per esempio delle faglie che si muovono, lubrificandole, queste si muovono mentre probabilmente non si sarebbero mosse se non l'avesse fatto. Comunque direi il problema dei terremoti forse, anzi sicuramente non è il principale che abbiamo. Un'altra domanda è sempre il discorso dell'intervento umano e su questioni molto grandi può incidere anche su questi processi. Alla fine della guerra del Golfo sono stati incendiati centinaia di pozzi di petrolio e questo ha causato una copertura per parecchio tempo e una minore isolazione del terreno, che può essere simile a quello che avviene in natura con le grandi eruzioni vulcaniche. Questo può aver causato o cominciato a causare a smuovere qualche problema? No, da quello che ho letto su questo argomento l'effetto è stato molto scarso, anche perché l'incendio di un pozzo di petrolio non manda i fumi molto in alto, quindi sono rimasti molto bassi e sono riprecipitati quasi subito, quindi l'effetto è stato trascurabile. L'effetto di un'eruzione vulcanica invece può essere molto superiore. Ultimamente non ci sono state grandissime, nonostante tutto quello che si è detto, l'effetto è stata eruzione abbastanza piccola in confronto alle eruzioni storiche. Ci sono state queste grandi eruzioni tipo quella di Tambora, che è stata nell'Ottocento, mi sembra, che ha fatto veramente raffreddato, siccome è andato molto pulviscolo nell'atmosfera, pulviscolo riflette la luce solare, per qualche anno ha raffreddato la terra di qualche grado. Sono effetti che si esauriscono molto rapidamente, infatti l'eruzione Tambora, se non ricordo male, era quello che stava registrando, poi se l'ho detto, se dico una sciocchezza rimarrà immortalata nei secoli, ma mi pare che fosse Tambora, che avvenne più o meno al tempo in cui Napoleone si ritirava dalla Russia e quindi proprio gli andavano tutte male, povero uomo, perché oltretutto anche l'eruzione vulcanica che gli raffreddò ulteriormente ulteriore gelo sulla povera armata che tornava in Europa, ma sono effetti molto brevi. Scusi, non è che ci stiamo preoccupando troppo di questo riscaldamento? Mi spiego, da quando si è formato il pianeta Terra, forse lei me lo può dire, quanti periodi di glaciazione e aridità ci sono stati? Saranno un'infinità, non so, 300, 400 e così via. In quei momenti noi non c'eravamo come, diciamo, come persone e così via. Il tutto che si risistemava e peggiorava avveniva naturalmente. Oppure tutte le volte che succedeva un riscaldamento, un raffreddamento, si formava quella formula del
del CO2 e così via, però è una cosa naturale. E perché adesso non possiamo pensare che fra, io non ci sarò più, chissà quando è, il tutto incomincia a raffreddarsi e quindi avere già o piccola o grande era glaciale? Non c'è nessun problema. Non lo so. In 100.000 anni tutti i danni che facciamo si rimedia. Il problema è che cosa succede nei prossimi 50 anni. È passato sotto gamba adesso in questa settimana queste esplosioni solari. Adesso abbiamo visto la Terra, ma cosa sta succedendo al Sole? Sta succedendo le esplosioni solari che possono avere effetti. In realtà, siccome siamo in un periodo di... Comunque è una questione abbastanza lunga da spiegare, il Sole è un ciclo decennale di attività e massima e minima attività, che però se voi guardate, non ce l'ho qui la temperatura, vediamo, ecco, se voi guardate il record delle temperature terrestri, non c'è, non si nota nessun ciclo decennale, pur con tutta la buona volontà, non si riesce a trovare un effetto di queste variazioni undecennali sulla temperatura terrestre, da che si deduce ragionevolmente che questi effetti probabilmente ci sono, ma sono molto deboli. Quindi anche questa grande eruzione che c'è stata ultimamente, perché stiamo avvicinando al massimo, questo siamo venuti da un minimo di qualche anno fa, adesso stiamo ritornando verso un massimo di attività solare, che in realtà in modo un pochettino antintuitivo corrisponde a una riduzione delle radiazioni. C'è una piccolissima variazione della radiazione solare che corrisponde a questo ciclo undecennale, che, lo ripeto, è estremamente debole se si confronta con l'effetto cosiddetto forzante del biossido di carbonio, al bene che vada l'1%, qualcosa del genere. Quindi in realtà queste sono perturbazioni solari, come vulcani anche, sono vulcani, effetti solari, cambiamenti, sono piccole perturbazioni che in certe condizioni possono anche fare da grilletto, da trigger, come si dice, per fare dei grossi cambiamenti, ma in questo momento noi abbiamo una fortissima perturbazione che non è assolutamente debole, ma è quella della concentrazione di biossido di carbonio. E quella è una perturbazione forte, poi il resto avrà i suoi effetti, ma non riesce con tutta la buona volontà a compensare. Stavo chiedendo prima. Ah, ok. Buonasera. Non so se non sono stato attento, non ho sentito parlare di cupo dell'ozono. Questo perché il fenomeno è marginale rispetto al fenomeno che hai già raccontato, oppure diciamo c'è un altro attributo anche da parte del cupo dell'ozono, di scaldamento terrestre di seguito? Grazie. Io ho parlato della vita e morte di Gaia. Però questa vita, morte e miracoli di Gaia, veramente dobbiamo parlare di tutti i fenomeni che abbiamo parlato, per esempio del ciclo di Enso, la Niña e il Niño, il ciclo dell'ozono, il ciclo dello zolfo, c'è milioni di cose. Io però da quello che so vi posso dire onestamente, sono tutti fenomeni limitati e marginali rispetto a questo fenomeno qui, che è un fenomeno irreversibile e assolutamente non marginale. Anche l'ozono in questo momento è sostanzialmente costante, non pare che si richiuderà in parecchi decenni, perché abbiamo ridotto le emissioni di questi clorofluorocarburi che erano responsabili della formazione del buco dell'ozono antartico. Poi in realtà stiamo vedendo il buco dell'ozono artico, prima non c'era, però quali effetti questo potrà avere sul sistema climatico è difficile dire. Sì, volevo chiedere una domanda catastrofista, si allarga il partito. Dicevo appunto, cosa può accadere realisticamente nel caso peggiore tra 20-30 anni, pensando proprio a quel discorso della crescita che comunque il nostro mondo continua a inseguire,
e pensando a quei mondi che in questi ultimissimi decenni hanno messo il primato di questa ricerca della crescita, la Cina, l'India, che in termini di persone sono un terzo dell'umanità messi insieme. Quindi, tenendo presente questo tipo di dati, nella situazione peggiore tra 20-30 anni, possiamo dire cosa potrebbe accadere? È una situazione peggiore che è d'altra parte uno degli scenari previsti da certi modelli. Attenzione, tutti i modelli sono sbagliati. I modelli ci dicono solamente quello che può succedere. Nessun modello è una profezia. Quindi noi possiamo fare modelli di quello che ci aspettiamo che succeda. Dobbiamo basarli sulla fisica, sulla termodinamica, sulle leggi generali dell'universo. E a questo punto, stabilito questo, possiamo fare un ventaglio, si chiama un ventaglio di scenari. Il concetto del ventaglio di scenari è sostanzialmente un vecchio metodo strategico dettato in militare, cioè che cosa può succedere realisticamente. Poi un nemico può attaccare qui, può attaccare lì, con certe forze potrebbe succedere questo, io mi preparo. Questi sono i cosiddetti giochi di guerra, si prepara quello che può succedere. Entro certi limiti realistici, non c'è una simulazione in cui uno viene attaccato da dischi volanti, non lo fai, però ci sono una serie di modelli che ci dicono cosa può succedere se certe tendenze non cambiano, soprattutto certe tendenze a livello politico, perché sono i modelli detti business as usual. Business as usual si può dire fare esattamente quello che stiamo facendo, cioè noi siamo abituati a un sistema che è in crescita, quindi riteniamo che la crescita sia una cosa buona, quindi cerchiamo di stimolarla al massimo possibile. Questo vuol dire sostanzialmente continuare a fare con più intensità e maggior lena quello che abbiamo sempre fatto. Business as usual. Tante le incertezze dei parametri iniziali, il modello può fare molte cose, può dirvi che collasserete fra qualche anno, collasserete fra 10 anni, magari collasserete anche fra 30 anni. Questo è un'incertezza che abbiamo insita nei modelli, questo non mi rende meno utile, perché la possibilità che abbiamo, secondo questo modello che è stato fatto nel 1972, ci dice che stiamo iniziando ora un collasso che si completerà nell'arco di una trentina di anni. Attenzione, questa non è una profezia, è una cosa che può avvenire se la facciamo avvenire, soprattutto se non facciamo niente per evitare che avvenga. Quindi io non vi posso dire se questo è il futuro, vi posso dire che questo è un possibile futuro, che probabilmente tutti quanti vorremmo evitare. Ci sono altri tipi di futuro che io spero che quelli che hanno la possibilità di fare qualcosa per evitare i peggiori agiranno per evitarli. Purtroppo fino ad ora i nostri governanti non hanno dimostrato una particolare saggezza né una particolare tendenza a pensare in termini di un futuro appena un pochino più lontano di quelle che sono le prossime elezioni, per cui onestamente sono abbastanza preoccupato che un modello di questo tipo non sia del tutto campato in aria. Ora una domanda un po' fisica. Proibito. Poco fisica. Un evento che potrebbe invertire la tendenza a livello politico, che cosa potrebbe essere? Voglio dire, esiste qualcosa che ci possa fare spaventare a tal punto da invertire la tendenza ma da non distruggerci? Diceva Schlesinger, il ex segretario di Stato degli Stati Uniti, diceva le persone hanno solo due modi operativi, uno è il panico, l'altro è l'incoscienza. Il problema con questo tipo di strategia è che in questo momento siamo in una condizione di incoscienza, cioè non ci rendiamo conto di queste cose. Il problema, se succede qualcosa di veramente orrendo, che potrebbe anche succedere, si rischia non di arrivare gradualmente a una condizione in cui uno fa un'analisi quantitativa di quali sono i problemi e cerca delle soluzioni ragionevoli per risolvere, ma si arriva direttamente al panico, come succede per esempio per il caso del terrorismo. Il terrorismo c'è stata una fase di
incoscienza, nel quale non ci si rendeva conto che effettivamente era un problema, ma una volta dopo il settembre siamo passati direttamente al panico, come vi ricordate, nei mesi successivi all'11 settembre la gente si metteva il nastro adesivo metallizzato alle finestre per paura della traccia. E questo è uno dei grossi problemi che abbiamo. Sarà molto difficile, sarà interessante vedere che cosa succede, se succede qualche vero disastro. Andremo a vedere. Non siete scappati ancora. Volete vedere il picco del petrolio? Che fine? Lo faccio vedere. Ecco qua il picco del petrolio. Faccio una domanda così ti faccio. Lo vedete lì? 2005 circa. Questo è il picco del petrolio per noi, sono le esportazioni. Ed è questa la ragione per cui la nostra economia va così male come va. Non è colpa di Berlusconi, non è colpa di Prodi, non è colpa dei paesi importatori di petrolio. A partire dal 2005 stanno importando meno petrolio. Quindi ne consumiamo di meno e c'è stato un picco. Questo ovviamente si riflette sul fatto che i paesi, la produzione totale è abbastanza piatta, non c'è stato un picco vero e proprio, ma per noi il picco c'è stato, perché gli esportatori consumano di più, siccome il petrolio costa tanto, gli esportatori o produttori fanno molti più soldi di prima, diventando più ricchi, consumano di più, essendo la produzione piatta, il petrolio che viene consumato nei paesi esportatori non viene esportato nei paesi importatori, ed ecco il picco. Cosa mi dicevi? La domanda è... Era perché erano accesi due picchi insieme, fra le altre cose, scusa un attimo, vi parlavo di retroazione positiva, questo è esattamente quello che succede quando due microfoni sono troppo vicini, e succede anche a livello planetario. La domanda legata appunto al picco del petrolio e in generale dei combustibili fossili è appunto questa. Sembra che i problemi legati al CO2 e ai cambiamenti climatici sembrano, come dire, troppo lontani perché si prendano, o fino adesso sono sembrati troppo lontani perché si prendessero delle decisioni politiche globali significative per affrontare veramente il problema. La domanda è però, quando parliamo di picco del petrolio, che se vogliamo, non so se è l'altra faccia del problema, comunque in qualche modo non è l'altra faccia, perché comunque è legato, perché la CO2 dipende dal consumo di combustibili fossili e noi siamo arrivati al massimo di questa produzione, adesso sta diminuendo e questo provoca problemi economici. La apparente cecità politica anche di fronte a questo, che è molto più un problema diretto e che ha, come dire, conseguenze immediate, anche se probabilmente meno devastanti di quelle che sarebbero quelle del CO2, come mai non c'è comunque nessun cambiamento significativo, se non qualche blando, come dire, tentativo di diminuire i consumi? Positivi che sono estremamente pericolosi. Io ti posso dare la mia modesta opinione su questo punto, perché come modesto ricercatore in questo campo posso fare degli scenari, delle simulazioni che ci dicono più o meno che cosa succederà se non cambia niente a livello politico. Le simulazioni difficilmente prendono in considerazione il dittatore illuminato, che potrebbe anche esistere, o comunque il momento di illuminazione sociale in cui la gente decide di fare qualcosa che va contro l'immediato beneficio economico, perché tutti i modelli, quasi tutti i modelli, si basano sull'ipotesi che ogni operatore economico, che siamo noi, cerchi di massimizzare il suo vantaggio economico, quella che si dice la funzione utilità, proprio guadagno che fa nel corto termine. Funzionano i modelli così, e si è cominciato a dire che la gente è intelligente, ha ragione, perché non funziona più il modello, e questo è uno dei grossi problemi. Quindi comunque, a parte questo, quello che stiamo vedendo nel dibattito attuale secondo me è una profonda lacerazione della coscienza sociale, politica e scientifica, perché stiamo vedendo veramente una rottura spaventosa con il paradigma del passato.
passato è il paradigma che dovremmo in qualche modo adottare, perché il problema del petrolio, tutto sommato, non è poi così difficile da capire. Ce n'era un tot, ce n'è meno, a un certo punto non ce ne sarà più, sarà fra 10 anni, sarà, e già ora abbiamo dei problemi evidentemente, ma su questo punto di vista se ne parlate alla cosiddetta opinione pubblica, se ne parlate ai politici, se ne parlate ai decisori, se ne parlate ai manager, non è difficile far passare questo messaggio. Passa. Se guardate il dibattito come non tanto sui giornali, che questi argomenti sono lontanissimi dalla coscienza dei giornalisti o di quelli che comprano e leggono i giornali, ma se guardate sul web dove si parla di queste cose, vedete che bene o male vi viene questa sensazione fortissima che la questione del picco del petrolio sia passata attraverso la barriera dell'accettazione, adesso faccia parte della coscienza generale di chi si occupa di politica. Non lo può dire ancora esplicitamente, nessuno può andare alla convenzione repubblicana e farsi leggere dicendo c'è un problema di picco del petrolio, se lo dici sei tagliato fuori immediatamente, non lo puoi dire, ma non sei nemmeno costretto a dire che non c'è problema del picco del petrolio. È veramente diversa la questione per quanto riguarda il problema climatico. Il problema climatico è molto più profondo, più fondamentale, taglia trasversalmente tutto quello che noi siamo, quello che noi facciamo, tutto quello che abbiamo pensato nel passato. Perché il petrolio si può sostituire, non c'è problema, sostituite con qualche altra cosa. Chi crede al nucleare penserà di sostituirlo con il nucleare, chi è più importato alle rinnovabili penserà di sostituirlo con le rinnovabili, non c'è veramente un problema di sostituzione. Il petrolio è energia, l'energia si fa in tanti modi, basti dirvi che su questo pianeta arriva ogni giorno 10.000 volte più energia da sole di quanto non ne produciamo da tutti i combustibili fossili messi insieme. Quindi il problema non c'è un problema di sostituzione. Quando parlate di riscaldamento globale, c'è un problema di sostituzione, perché di pianeta c'è questo solo. Non lo potete sostituire con un altro. Quindi questo è il grosso problema, quello che va a colpire alla base tutte le assunzioni su cui ci siamo basati fino ad oggi. È un problema profondamente politico, non facile da risolvere. Tant'è vero che tutti i candidati repubblicani in corsa per la presidenza si sono sentiti in dovere di dichiarare che il riscaldamento globale o non esiste, se esiste non è un problema, non è colpa dell'uomo, e comunque non sarebbe un'opinione ragionevole quella di dire che ho dei dubbi, questo è ragionevole, ma si sono sentiti in dovere di dichiarare che il riscaldamento globale è proprio ordito dagli scienziati per portarci via dei soldi. Questo è veramente una rottura trasversale che spacca la società in due. Perché noi siamo qui dove siamo perché abbiamo un sistema che fa ricerca scientifica, con tutte le inefficienze del caso, se noi abbiamo questi computer, questo microfono, queste luci, se io sono venuto qui con la freccia rossa, se è dovuto al nostro sistema tecnico-industriale, che non è soltanto un sistema di pura produzione di miglioramenti, è un sistema che è basato su certi assunti di come si acquisisce conoscenza, come la si ordina, come la si sistematizza e come la si adopera per fare delle cose. Allora, questo sistema è andato completamente in tilt perché non è più in grado di risolvere il problema del riscaldamento globale, perché non c'è una soluzione di sostituzione. Non c'è che andare indietro e ripensare alle stesse basi da dove siamo partiti per arrivare qui, ma non c'è un altro sentiero che ci porta più avanti o una deviazione che ci riporta sempre avanti. Questo, guardate, è un problema veramente molto fondamentale. A un politico è estremamente difficile anche solo concepire una cosa del genere. E questo è il grosso problema che abbiamo. Non sappiamo come gestirci questo problema. Ed è questo che a me fa sì che il problema climatico mi sembra enormemente più profondo di quanto non sia il problema dell'esaurimento delle risorse. Perché l'esaurimento, quasi tutte le risorse sono sostituibili. Il pianeta non è sostituibile. Scusate, se posso fare una seconda domanda. Grazie, se mi fate un paio di interventi, poi chiudiamo. Talmente stressante tutto l'argomento che le domande sorgono a decine. Allora, ci sono due aspetti, se possiamo riprenderli. Allora,
Uno è quello della sostituzione delle fonti energetiche. Lei ha detto il petrolio è sostituibile tecnicamente, però in sostanza se da domani mattina si potesse sostituire totalmente, cosa che ovviamente non è possibile, non dico che sarebbe risolto il problema del riscaldamento climatico, ma non verrebbe peggiorato. Ecco, allora la prima domanda è: se miracolosamente domani mattina ci fosse una sostituzione totale delle fonti petrolifere con altre fonti di energia, siamo in una fase di recupero naturale o comunque andrebbero fatte delle scelte per tornare indietro? E questa è la prima domanda. La seconda non è una domanda, è una constatazione curiosa. Qui abbiamo visto degli scenari di milioni di anni e stiamo dicendo che in 20 anni o 30 anni può finire il petrolio e in 20 anni, 30 anni o 50 anni ci può essere un collasso del pianeta. È solo una constatazione, incredibile come abbiamo parlato di milioni di anni e tutto si concentra in un secondo dal punto di vista del tempo di vita di un pianeta. Grazie. Questo è bello di questi studi che fa impressione, scoprire che i grandi cambiamenti del passato, nell'arco di centinaia di milioni di anni, però i grandi cambiamenti sono estremamente rapidi, occasionalmente, non sappiamo dire quanto rapidi, per esempio cose come l'estinzione dei dinosauri, è difficile dire che sia stato 100 anni, 1000 anni, forse 10.000 anni, ma nell'arco, confrontati con un arco di 500 milioni di anni di esistenza dei vertebrati, il fatto che c'è stata questa grande catastrofe che ha fatto estinguere i dinosauri in forse 1000 anni, ma forse anche molto meno, forse anche 100. Guardate, è veramente un attimo, sono quei, d'altra parte, uno vive 80 anni e muore in un momento, in qualche modo deve essere. Quanto alla domanda, il problema è politico, non è tecnico. Il problema è politico perché noi possiamo fare a meno del petrolio, non lo possiamo fare domattina, però volendo ne potremmo fare a meno sostituendo con altre cose, non sostituendo con carbone, perché si fa peggio ovviamente, ma non abbiamo veramente bisogno dei combustibili fossili, posto che ci mettiamo d'accordo su fare dei sacrifici, perché comunque vada, per una transizione energetica che sia basata su quello che volete voi, rinnovabili o nucleare, sono molto entusiasta del nucleare, però se deve essere la scelta fra carbone e nucleare, molto meglio il nucleare. Il problema è la volontà politica di fare una cosa del genere, perché al momento in cui ti trovi a proporre una cosa del genere, trovi una resistenza politica spaventosa, perché il nostro sistema è basato sostanzialmente sull'azione politica non del cittadino, che conta zero o poco più, ma sull'azione della lobby. Il sistema democratico in cui viviamo oggi è un dominio delle lobby, per le lobby, governo delle lobby, per le lobby, a favore delle lobby. Le lobby hanno tutto il potere, i cittadini zero. Per cui al momento in cui ti trovi a proporre, se preferisci, proporre le energie rinnovabili, per esempio, ti trovi di fronte a un muro, neanche tanto di gomma, anche più solido, anche un muro d'acciaio, di propaganda. Che meno male nasce dalla necessità delle lobby dei combustibili fossili di sopravvivere, non pensate a complotti particolari né a chissà quali oscuri gruppi di persone che si riuniscono, però quelli che vivono di petrolio tendono a fare quello che possono per continuare a vivere di petrolio, per cui noi siamo in grave difficoltà a trovare quell'accordo politico, sociale, umano, culturale che sarebbe necessario per accelerare una transizione che sta comunque avvenendo dai combustibili fossili ad altre fonti, però sta avvenendo troppo lentamente. E non solo, ma sta avvenendo in modo perverso, passando attraverso fonti sempre più sporche, per esempio, di fronte al graduale esaurimento del petrolio, c'è chi sostiene e dice che passiamo al carbone, perché non c'è più petrolio di carbone, c'è ancora. Il problema è grosso, il problema è questo, volendo mettersi a riestrarre carbone, noi andiamo ancora di carbone, non poco, non tantissimo, ma neanche poco. Per cui se non troviamo un metodo decisionale che in qualche modo ci riunisce culturalmente su questi argomenti, non siamo in grado di andare nel suo posto, andremo stupidamente in avanti lungo la strada che abbiamo sempre percorso fino ad oggi, senza accorgersi che ci conduce al baratro. Ci
spazio ancora per un intervento, se volete. Per una barzelletta sul picco del petrolio. Sì. Finiamo la serata in gloria. Allora, cioè, che io sappia esiste una sola barzelletta sul picco del petrolio. L'ho sentita raccontare, anzi, devo dire, l'ho inventata parzialmente io in Spagna. Stavamo discutendo di questo argomento, era un convegno sul picco del petrolio, ci siamo messi insieme due o tre persone, le barzellette nascono così. Allora funziona così, c'è un geologo petrolifero che cerca il petrolio nel deserto da qualche parte e scavando qua, scavando là, trova miracolosamente una lampada, lampada d'olio, delle fiabe. Allora ovviamente la strofina, perché non si sa mai, appena trovi una lampada in queste fiamme subito ti viene di strofinare, non so poi quando vedo una lampada la strofinate, no? Succede sempre così la strofina, e ovviamente viene fuori il genio. Il genio dice, oh tu piccolo mortale, cosa fa che sei? Io sono stato chiuso in questa lampada per 10.000 anni, per, eccetera, eccetera, allora ti ringrazio per avermi liberato e ti servirà un desiderio. Questo è un genio, versione del desiderio, ci sono più di te, se no la barzelletta diventa troppo lunga. Allora, il geologo petrolifero ci pensa un po'. Dice, genio, senti, potresti risolvere il problema del picco del petrolio? Il genio, con voce tonante, parlando, dice, piccolo mortale, sai che sono un genio di immenso potere, però sono stato qui chiuso dentro per 10.000 anni, spiegami cos'è questo picco del petrolio, cos'è il petrolio. Dice, ma sai, genio, il petrolio serve per fare benzina con cui mandiamo l'automobile, perché sono l'automobile, che conto che sono dei tappeti volanti che lo fanno per terra tre volte. Ah, capito. E dove viene fuori questo? Beh, dice, sai, beh, dice, ci sono dei microrganismi che si sono sedimentati nell'arco, di un, formato un'anticlina, un'anticlinale che, della roccia porosa, la roccia sorgente. E il genio rimane, questa è una cosa complicata, dice, ma perché sono? Sì, dice, si vuole una trappola a forma di anticlinale per cui viene fuori, bisogna scavare e poi quando senti dice, ma tu, ma va bene, io sono un genio, potentissimo genio del deserto, eccetera, però onestamente questa piccola uomo è un po' troppo difficile, non è che mi puoi fare, potresti chiedere un desiderio più semplice. Il geologo dice, si legge effettivamente tutta questione delle, delle anticlinali dove si raccoglie il petrolio, una cosa molto complicata, capisco che tu sei un genio del deserto. Senti, ti chiederei un'altra cosa, io, mi potresti aiutare a capire le donne? Il genio lo guarda e dice, senti una cosa, dice, rispiegami questa cosa di anticlinali. Poi ovviamente qui usiamo questo metodo, siete entrati gratis, ma per uscire dovete pagare. Di solito è così. Ci sono anche altre notizie se volete dare un'occhiata. Vi ricordo due appuntamenti. Uno è il nostro prossimo appuntamento, che non è lunedì prossimo, ma è il 13 febbraio. Ci sarà Roberto Meregalli, un altro professore docente, sul tema, il titolo esatto è l'astronave... energia per l'astronave Terra, quindi sul tema delle energie rinnovabili. Mi permetto anche di darvi un altro avviso, domenica 5 febbraio, c'è sempre il volantino lì sul tavolo, l'Azione Cattolica De Canale ha invitato Monsignor Bettazzi, altro argomento è questo, Monsignor Bettazzi già vescovo di Ivrea, penso che appunto quelli che hanno i capelli bianchi lo ricordano benissimo, è un personaggio molto interessante, testimone del Concilio Vaticano II, lui era uno di quelli che c'era, e il tema sarà proprio cosa resta oggi del Concilio Vaticano II. Il tutto è alle 5 del pomeriggio, domenica 5 febbraio, al centro adesso, comunque ci sono i volantini. Se siete interessati, se lo sento tutt'altro argomento, può essere pane per i vostri denti. Grazie mille per l'attenzione, ci vediamo il 13 di
titolo anche da Vincenzo Parigi.